Nonostante i lavori risultino ultimati dall'impresa appaltatrice già dal mese di dicembre 2015, la circonvallazione ovest di Scicli risulta ancora chiusa al traffico veicolare. Lo denuncia un'impresa, Associazione Provinciale di Ragusa. Il direttore dell'associazione, Giovanni Trovato, sottolinea infatti come la città attendesse il collaudo dell'arteria stradale entro giugno 2017, affinché venisse resa fruibile al traffico veicolare. Della vicenda della circonvallazione ovest di Scicli, continua Trovato, si parla da oltre un ventennio. Solo nel 2001 è stata finanziata per circa 4 milioni di euro e la direzione dei lavori è stata assunta dalla Protezione Civile. Nell'anno 2002 è stato redatto il progetto e dopo alterne vicende politiche finalmente nell'anno 2011 sono cominciati i lavori. Inoltre, ricorda il presidente di un'impresa, l'arteria stradale si era resa necessaria sia come via di fuga nel caso di eventi calamitosi, sia per decongestionare il traffico veicolare del viale Primo Maggio e del centro città. Le autoambulanze e i liberi cittadini, sottolinea Trovata, in casa di emergenza verso il pronto soccorso all'ospedale Busacca, possono così percorrere agevolmente questa arteria senza correre il rischio di incappare nel passaggio a livello chiuso della via di accesso all'ospedale. L'associazione Un'impresa ritiene incomprensibile quindi il fatto che l'arteria stradale sia ancora chiusa e sollecita le istituzioni e gli enti pubblici interessati di volersi attivare per renderla fruibile. Inoltre l'associazione, nel caso in cui dovessero emergere degli eventuali impedimenti di carattere amministrativo o tecnico, rivolge un appello a chi di competenza per un'urgente definizione.